Eccoci qua, un altro video del progetto InnerSight. Questa volta siamo sul Colovrat a circa 1000 metri di altitudine e venendo su da Drenchia siamo arrivati finalmente al bivacco Zanuso. Una bellissima costruzione, molto tecnica, che soddisfa abbastanza bene i criteri, ma non perdiamo ulteriore tempo, andiamo subito a dare un'occhiata all'interno, anche perché comincia a fare veramente freddo. Il bivacco, sperando che l'illuminazione sia decente, è veramente ben tenuto. Offre un buon ristoro, tavolo, panche, cose così. C'è un po' di tutto all'interno degli scaffali, della credenza. Un po' di zucchero, pasta, qualcosina. Delle pentole per poter cucinare. Quindi diciamo che non è male. C'è anche una bombola di gas con ancora qualcosina. Beh, è inutile dirlo, questo bivacco è decentemente rifornito. Ci si può arrivare comodamente anche in auto, ovviamente per vie traverse, ma si arriva comunque. Quindi il ristoro non è male. Il fuoco, abbiamo questa stufa, purtroppo ha un piccolo problema, adesso non posso farvelo vedere, ma qualcuno si è rubato la griglia di sostegno e quindi bisogna fare una griglia artigianale in legno per poterlo fare, ma comunque scalda molto bene. Noi qui ci abbiamo dormito e non è male come calore. Il problema è proprio il dormire, perché non c'è nessun posto, non c'è proprio niente, né un letto né una struttura. Dormire sulle panche, sui tavoli, sì, certo si può, ma chiaramente non è il massimo. In ogni caso il pavimento in legno ci si può adattare facendo un minimo di isolamento magari preventivo. Quindi che cosa resta alla fine? Fuoco ristoro e pernottamento li abbiamo sistemati, i primi due molto bene, il terzo sufficiente, l'acqua. Per l'acqua c'è una piccola sorpresa, andiamo a vedere adesso. Ed eccoci qua, questa è la sorpresa che vi avevo accennato. La base per stabilire un buon campo base è avere la presenza di tutti e quattro i criteri. L'acqua è sicuramente il più importante. E qui vicino al bivacco Zanuso, non ha più di 5 minuti di strada a piedi, c'è questa sorgente naturale, questa fonte. L'acqua è purissima, ovviamente, adesso non so quanto si riesca a inquadrare perché è abbastanza buio. Ecco, c'è anche un bicchiere, vediamo di combinare. L'acqua è purissima, è in ottime condizioni. E dei locali ci hanno informato sul fatto che filtra dal terreno, sgorga circa 2 litri ogni ora, quindi se utilizzata con parsimonia rende il bivacco Zanuso un ottimo posto dove potersi fermare, pernottare e fermarsi anche più giorni se si ha necessità. Quindi tutti i criteri sono soddisfatti, il luogo è anche estremamente accessibile, quindi se dovete passare sappiate che il voto che possiamo dare a questo bivacco è sicuramente un B. E questo è quanto.